approcciati qualche giorno fa qui sul canale con un video relativo a tattiche di istruzioni sul 4231 dopo la patch, modulo che stavo utilizzando e il quale mi aveva dato comunque delle risposte assolutamente positive. Ma come sapete, io dico sempre che bisogna cercare di avere nel repertorio almeno un paio di moduli che possono funzionare a seconda delle situazioni e a seconda anche degli avversari che avete di fronte. Di conseguenza, abbiamo visto, è uscita un'altra patch che però, a mio modesto parere, non ha scombussolato gli equilibri, tutt'altro. Anzi, mi sembra che il gioco sia rimasto bene o male quello, magari un pelino più veloce, ma secondo me non dipende tanto dalla patch, ma dipende piuttosto dai server, la cosa che influenza maggiormente il gioco dall'alba dei tempi. Quindi in questi ultimi giorni ho utilizzato anche un altro modulo che è il 442. Voi direte, l'hai usato fino ad ora? E no, perché invece di usare il 442 con i CC sto usando il 442 con i mediani, in maniera tale da avere un po' più di copertura in fase difensiva. Mi chiedete da dove lo sto tirando fuori sto 442, visto che a me piace guardare e studiare i player, l'ho visto all'opera da un ragazzo italiano, il buon Izer, che ha vinto il torneo che c'è stato questo fine settimana su Play, quello d'amichevole, e ho detto: ma io gli voglio dare un tentativo perché ha uno stile di gioco simile al mio, quindi vediamo che cosa succede. Quindi passiamo con il solito cambio di scena rapidissimo su quella che è appunto la schermata di gioco, e come potete vedere abbiamo qui il 4-4-2 con i mediani. Partiamo immediatamente e andiamo ad osservare in difesa lo stile che rimane equilibrato. Ampiezza 4 e torna di moda, anche come è stato con il 4-2-3-1 nel video che vi ho mostrato, ampiezza 7. Questo perché? Non perché sono un pazzo furioso e mi piace prendere contropiede ad ogni azione, ma come vi ho detto in precedenza, il gioco ormai non predilige quelli che si vanno a difendere in aria perché è troppo lento. Quindi, una volta che l'avversario arriva in aria, è facile che con un doppio passo, una skill, quello o quell'altro, riesce a girarsi, a segnare e a bucare. Di conseguenza, io eviterei di utilizzare una profondità bassa, ma piuttosto cercare di aggredire alto. Aggredire alto non significa, vi ripeto, uscire a centrocampo con i difensori centrali senza criterio. Significa però cercare di comunque provare a portare pressione. Questa pressione però va portata con i mediani, che vanno switchato tanti e soprattutto vanno tenuti bene in posizione. Non dovete tenerli sconclusionati sulla fascia o magari in posizione troppo avanzata a perdere palla, perché altrimenti è facile che dovete uscire con i difensori e magari si creano spazi per il vostro avversario. Per quanto riguarda lo stile d'attacco, ancora una volta equilibrato, e questa volta abbiamo 4-4. E mi chiederete perché 4-4 con un modulo come il 4-4-2, che solitamente è un modulo largo? Ve lo spiego immediatamente. Perché sto utilizzando come schema offensivo palla avanti, palla dietro, ossia io spesso arrivo rapidamente con due passaggi con palla alla punta, però voglio che l'altra punta si avvicina e che anche l'esterno si avvicina in maniera tale da scambiare poi palla all'indietro e palla subito di nuovo in avanti, che si creano una quantità di buchi, raga. Cercherò di portarvi in settimana prossima un tutorial su come si attacca e vi farò vedere sia come attacco col 4-2-3-1 che come attacco col 4-4-2, e vi farò vedere delle partite che ho giocato in settimana tra pro che appunto mettono proprio a fuoco questa tematica al 100%, mentre 2-2 su angoli e punizioni, il classico per cercare di evitare imbarcate da quelle situazioni. Per quanto riguarda le istruzioni, sono bene o male le solite che mi avete visto mettere sempre. Abbiamo, per quanto riguarda i terzini, resta dietro in attacco. Per quanto riguarda i mediani, abbiamo intercetta le linee di passaggio, una novità, perché solitamente non lo andavo a mettere. Intercetta le linee di passaggio mi permette di avere i mediani un po' più reattivi, un po' più sul pezzo, che cercano già di andarsi a piazzare sulle linee. E mamma mia, Kanté, quante palle mi sta recuperando con questa impostazione. Resta dietro in attacco e copertura al centro. Per quanto riguarda le ali, come le sapete, io non vado a mettere niente, le lascio basiche. Per quanto riguarda invece gli attaccanti, abbiamo inserisciti alle spalle. E vi dicevo, diciamo che quella che è la mia azione tipo
in fase offensiva e con la solita palla dall'esterno verso l'interno, soprattutto quando magari l'avversario mi impone di rallentare un po' il ritmo. Ma anche quando l'avversario è un avversario di livello, ragazzi, giocare di prima, soprattutto a centrocampo, palla alla punta, palla indietro con il tasto per richiedere l'1-2 al centrocampista, e poi soprattutto se avete la fortuna di avere un centrocampista con i piedi buoni o un Gullit, ok, ma può essere anche un Pogba volendo, è facile che si apra lo spazio, il corridoio per un filtrante. Stessa cosa in fascia, palla in fascia al terzino col tasto dell'1-2, parla al centrocampista per chiudere quello che è un ideale proprio triangolo in campo, a lanciare nuovamente l'esterno che può poi andare ad aggredire l'area, rientrare e fare 800.000 cose differenti. Per quanto riguarda la fase difensiva, soprattutto sulla zona del campo esterna, io tendo a rinculare con gli esterni, non gliela metto come impostazione perché non voglio, perché altrimenti spesso me li ritrovo in difesa e non ho sbocchi per ripartire, soprattutto quando mi vengono a pressare. Ma ritengo fondamentale il fatto di andare a giocare a coprire quegli spazi con gli esterni e non di uscire subito con i mediani per non trovarvi scoperti. È chiaro poi, quando invece vado a vedere che la situazione è propizia, magari l'uscita con Gullit la faccio, però solamente quando sono sicuro di andare a prendere palla, perché altrimenti un attimo che il giocatore esterno dell'avversario si gira, palla al centro, manca il mediano, uscite col difensore, si crea spazio, prendete gol. Quindi, per quanto riguarda questo 4-4-2 con i CDC, quindi 2, le impostazioni che vi consiglio sono queste. Al solito lo sapete, queste sono le mie preferite, tra virgolette, mi ci sto trovando bene, ve lo posso garantire. Fatemi sapere voi che ne pensate, lasciate un commento, mi piace sempre leggere le vostre opinioni, lasciate un like che mi serve da youtuber queste cose epiche, iscrivetevi al canale, un'altra cosa epica che si deve dire, se questo video vi è piaciuto, per trovare altri contenuti, tutorial, guide a moduli eccetera che arriveranno. Nuda raga, per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata, in bocca al lupo per la Weekend League che inizierà domani, magari a chi si deve verificare o a chi la gioca semplicemente per il piacere di giocarla. Io vi aspetto, lo sapete, in live ogni giorno sulla piattaforma Viola, anche questo si deve dire per essere politically correct. E nulla raga, un salutone, ciao ciao.